Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo il tanto agognato e atteso video del motivo e del perché questa auto, ovvero la Skyliner 33 X Arab GT, è qui da me, è qui nelle mie mani, e soprattutto perché ho rimosso gli adesivi una volta per tutte. Ci tengo anche a dirvi che oggi, visto che ci siamo e le abbiamo a disposizione tutte e due, potremmo fare anche una rapida comparazione tra i due modelli e vedere le differenze, perché tra questa e quella, che è la 33 storica che ho, ci sono parecchie differenze e adesso andremo a vederle. Ciance, adesso vi spiegherò intanto la differenza tra una GTST e una GTR, dopodiché vi faccio vedere nel dettaglio questa macchina e vi spiegherò i lavori che ho già fatto, che ho intenzione di fare. Allora, intanto apriamo questo cofano. Intanto il cofano è, credo sia da sostituire, perché non sta molto bene. È un cofano in resina, mi segue araba visto che gli è volato in faccia, per cui la motivazione è questa, ma comunque noi lo terremo così, faremo finta che è tutto a posto. Allora, su questa GTST è stato swappato un RB26. L'RB26 è il motore 6 cilindri che viene montato sulla Nissan Skyline GTR, ovvero questa, ok? Partiamo dalle basi. La GTST, a differenza della GTR, monta un RB25 anziché un RB26, che cambia per cilindrata, farfalle, materiali, testa, fasatura. Ci sono varie cose che sono un po' peggio rispetto all'RB26, che ovviamente, essendo sulla GTR, è meglio. Su questa GTST è stato invece swappato il motore della GTR, quindi è stato fatto un upgrade a livello di motore, diciamo. In questo particolare modello, questo motore è praticamente originale, perché a livello di modifiche non è stato fatto quasi nulla. È stata montata questa aspirazione dell'HKS fornita direttamente da Moa, quella è Angelo Nero, quella è la mia ex aspirazione con i miei due debimetri. Il resto del motore è originale, proprio come è uscito di fabbrica, credo sia stato appunto revisionato a livello di bronzine o a livello meccanico, quindi dovrebbe avere circa 280 cavalli, 300 cavalli, una cosa del genere, non lo so perché non l'ho provata. A differenza poi della GTR, la GTST ha anche la trazione posteriore e non integrale. Questo cosa vuol dire? Come molti dicono, la GTST è adatta per il drifting, a differenza della GTR che è per andare in pista. Bene ragazzi, queste sono puttanate. La GTST è semplicemente una trazione posteriore normalissima, ma se non si interviene sul differenziale originale non siete in grado di fare nessun drift. L'unica roba che potete fare è andare su una rotonda e schiantarvi. Mi dissocio. Bisogna sostituire il differenziale con un autobloccante in modo da poter sgommare con tutte e due le gomme posteriori, non con una sola. Altre differenze rispetto alla GTR potrebbero essere la carrozzeria più larga nel caso della GTR. In questo caso è stata modificata anche la larghezza della carreggiata, perché è stato fatto artigianalmente, sia davanti che dietro, per accogliere questi giganteschi cerchi larghi 10 pollici e mezzo, che sono un'esagerazione puramente a livello estetico. Come vedete, non so se si vede dal video, c'è un camber esagerato, ma la prima cosa che ho fatto io è stata rimuovere l'assetto ad aria, perché questa automobile, come molti sanno, aveva un assetto ad aria che si poteva regolare in altezza e che le permetteva di appoggiarsi per terra alla show car massima quando si andava agli eventi. Io l'ho rimosso immediatamente perché non mi piaceva come si guidava la macchina, dato che questo assetto era purtroppo montato con una gestione un po' particolare e quindi non funzionava alla perfezione. Abbiamo installato un assetto fisso a ghiera,
ho provato la macchina, nonostante ci sia ancora camber, altezze da regolare, perché è stato messo su così un po' a cazzo perché non avevamo tempo, ma la macchina va già decisamente meglio rispetto a prima, è molto più divertente da guidare e quindi sono già più contento. Un'altra cosa che ho fatto è stata quella di fare un bel tagliando al motore, quindi cambiare l'olio, cambiare il filtro, cambiare tutto quello che serviva, sostituire le candele, come avete visto anche dalle storie Instagram. Se non mi seguite su Instagram vi state perdendo il mondo, andate a vederlo. La vettura già comincia a migliorare, diciamo. Ha bisogno sicuramente di tantissime cure, perché comunque è sempre una macchina che ha circa 30 anni, quindi non possiamo pretendere che sia un'auto nuova come appena uscita di fabbrica. Però già comincia a prendere forma. Questa macchina, di diverso rispetto alla GTR, ha anche gli interni, che nella GTST sono diversi e sono veramente brutti, secondo me, perché sono molto basic. Ma qui, come avete visto anche dalla panoramica, sono stati installati gli interni della GTR 33, per cui anche a livello d'interno è molto bella anche questa macchina. A livello estetico non ci sono altri accorgimenti se non robe veramente piccole, che comunque uno che non è un grande intenditore non ci farebbe caso. GTST ha anche dei paraurti, il cofano e tante cose che sono un pochino diverse rispetto alla GTR, questo la rende un pochino più basic rispetto alla GTR 33 normale. Vi faccio vedere anche una rapida panoramica, riapriamo questo cofano così vi faccio fare un confronto con un RB26. Questo è un RB26 originale con l'aspirazione, come dicevo prima. Adesso andiamo sulla GTR più power di tutto il mondo. Questo, ragazzi, non è più un RB26, bensì è un RB30 con il single turbo, a cui è stato cambiato praticamente tutto. Se volete un video specifico di questa macchina, che in realtà me l'hanno già chiesto, ma se lo volete me lo dovete chiedere ancora, perché la punta di diamante delle mie auto non è mai stata filmata, non è mai stata spiegata, perché la sto tenendo in serbo e perché non c'ho tanti cazzi in questo momento. Per cui, se volete il video, chiedetemelo a gran voce, probabilmente lo faremo. Quindi, ricapitolando, visto che i DM su Instagram sono intasati da questa domanda, ma adesso la Skyline di RBGT è tua? Sì, ok? L'ho comprata, è mia. Cosa fai, Sovi? Stai firmando? Fratello mio. Ah, ma quindi me l'hai venduta? Non è che erano robe strane, me l'hai solo venduta? Non è che pato, tu non capi mai con le GTR, non capi mai. King delle Skyline, Angelo, non ce n'è, no? E niente, ragazzi, rimanete connessi perché adesso passo alle muscle car, raga. No, scherzo. Cosa? Scherzo. Quindi questo è mio adesso, eh? No, cavolo. È andato. E piazzami le chiavi sul bancone qua, va. Facciamo vedere che è tutto real. Ok, è ufficialmente concluso. Cosa vuoi farne? Vuoi elaborarla? No, ho intenzione probabilmente di sistemarla, rivenderla e darla a qualcuno che se la potrà godere meglio di me, dato che io ne ho già una che a livello meccanico è nettamente superiore, quindi non sono interessato a tenermi un'auto del genere. È una GTR? No, è una GTST normalissima a cui è stato swappato un RB26. Ha veramente 2000 cavalli? Ovviamente no, ragazzi, era un video ironico che poi è diventato virale, purtroppo o per fortuna. La macchina ha un motore normalissimo, originale, sviluppa circa 300 cavalli, è molto divertente. Non venite a scrivermi nei commenti a 300 cavalli, perché sicuramente chi scrive commenti del genere ha un monopattino elettrico o sua madre lo porta in giro, perché comunque 300 cavalli su una trazione posteriore sono parecchi e sono anche complessi da guidare per chi non ha mai guidato un'auto così potente, ok? Quale va di più delle due? Ovviamente, ragazzi, non fatemi questa domanda, perché anche un cieco capirebbe che questa macchina va più di questa, ma anche un cieco capirebbe che questa macchina va più di tutte le macchine che ci sono in giro, quindi non fatemi questa domanda. È palese che questa sia una macchina pesantemente modificata con un certo criterio, mentre questa sia semplicemente una macchina originale, che questo non vuol dire che faccia schifo, semplicemente un'auto che è un'ottima base di partenza per fare un progetto, perché qui c'è già l'RB26, c'è già la frizione rinforzata, c'è già un buon cambio. Bisogna metterci un bel turbo gigante, una bella centralina e farla volare, quindi un'ottima auto. I valori delle due auto sono molto molto differenti,
ho visto qualcuno che mi dice che questa auto vale 180.000 euro. Beh ragazzi, le GTST sul mercato stanno dai 15 ai 25.000 euro, che ci sia l'RB26 o no, questo cambia poco. Il valore di quest'auto rispetto a quello della GTR è molto molto inferiore, proprio perché non è una GTR. Stanno salendo in fretta, quindi un'auto del genere potrebbe essere un investimento. Dopodiché, il discorso che sia così sgargiante, con questa pellicola che si illumina al buio e tutto il resto, potrebbe essere un pro o un contro, perché alcuni potrebbero non apprezzarla, in quanto rispetto a una vettura JDM classica, ovvero con un buon assetto, una buona potenza fatta per andare in montagna, correre, eccetera eccetera, questa è molto più una show car, cioè molto più una macchina da raduno statico, molto più una macchina da estetica. Ma per altri potrebbe essere un plus, perché magari questa livrea pazzesca che ha potrebbe piacere più di un'auto clean. Questo è uno stile clean perché è praticamente originale di estetica, il kit è uscito così di fabbrica, e potrebbe essere un, diciamo, una marcia in più per avere una macchina diversa dalle altre, per una persona a cui non interessa magari andare a correre, fare drifting e divertirsi andando ai raduni, stando in compagnia con i propri amici a condividere la propria passione, anche se con il Covid ultimamente questa roba è andata un po' calando, diciamo. Quindi, se volete un video specifico sulla mia GTR 33, scrivetelo nei commenti o nei DM o dove cazzo volete. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, ve lo lascio qua sotto in descrizione, c'è TikTok, c'è Facebook, c'è... non mi ricordo cos'altro c'è, ma c'è. E al prossimo video, ciao!